Samuele Ravera, il vice di Giovanni Zichella oggi pare che non sia funzionato niente sin dall'inizio perché abbiamo preso subito quel gol e poi non siamo più riusciti a ribaltarla. Cosa è mancato? Ma sì, eh, più che altro il gol a freddo comunque un po' ci ha penalizzato. Eh, secondo me abbiamo disputato invece un buon primo tempo in cui potevamo magari anche pareggiare la partita. Poi, secondo me, l'espulsione è quello che un po' tagliato le gambe e poi in contropiede abbiamo preso il secondo gol e era tutto molto più difficile. Ok, invece ho una domanda sui cambi, Sacca e Gueye dall'altra parte sono stati limitati più per il dettame tattico di anche dare un'occhiata in fase difensiva oppure sono entrati loro in una giornata no e solamente questo? Ma no, non credo, non credo, poi siamo rimasti in 10 e quindi era, era complicato, e assolutamente non credo che, che fosse una giornata no di loro, ma ci mancherebbe. Secondo me hanno disputato una buona partita, si sono sacrificati, poi in dieci hanno dovuto correre tanto sia in ripiegamento eh, che in avanti. E era dispendioso, era dispendioso. Ultima domanda mia e poi studio. Giorgio Grieco, è lui l'uomo giusto da cui ripartire per la prossima serie di partite comunque difficili? Lui davanti alla difesa è lui che fa giocare la squadra. Insomma, c'è un Dertone con Grieco e uno senza Grieco. Mi pare che sia lui l'uomo giusto da cui ripartire per incanalare una serie di vittorie. Ma Grieco ha fatto un'ottima partita oggi, ma come anche tanti suoi compagni che si sono sacrificati anche. E secondo me è lo spirito di gruppo che ci può portare di nuovo a fare risultato già dalla prossima partita. Abbiamo tanti impegni in pochi giorni. Eh, questa era la prima di una serie di, di partite, 5 partite in 18 giorni. E quindi è lo spirito di gruppo che, secondo me, in questa squadra è quello che ci dà qualcosa in più. Ottimo. Domande da Gianni, solita... intrusione. Eh, Samuele mi aspettavo di più dai cambi Cambi questa volta Di solito i nostri cambi sono devastanti Abbiamo visto le ultime partite Roma-Irone Abbiamo visto Mutti eh, Sono stati veramente Oggi invece non hanno inciso anche, Anzi siamo, siamo peggiorati nel secondo tempo Perché nel primo tempo la potevamo raddrizzare Ci hanno negato almeno due rigori clamorosi Perché c'è un fallo di mano clamoroso Manasiev è stato steso, proprio in virtù di questo, perché non togliere Manasiev all'inizio del secondo tempo, che si vedeva che aveva la munizione sul cobbo e in più era abbastanza nervosa, nervoso, non poteva essere una soluzione togliere subito il tato e, e cercare di aggiustarla in un altro modo? Ma no, non credo quello, oltretutto secondo me l'espulsione... è... Un'espulsione ingiusta e i cambi di solito ci danno sempre qualcosa in più. E secondo me, oggi l'espulsione è quella che ha poi ha determinato assolutamente, perché comunque chi è entrato dopo ha dovuto spingere al massimo, sia in tutte e due le fasi. I 10 contro 11 noi dovevamo per forza attaccare, quindi si sono fatti ha eh, andato molto in tutte e due le fasi assolutamente quindi non credo quello Penso campo, invece che l'espulsione sia stata l'episodio eh, determinante dal eh, campo come l'hai visti i due falli lo sgambetto su mano e il fallo di mano eh, no, non commento l'abito non ha fischiato e, e dobbiamo accettarlo assolutamente e dobbiamo ripartire dalla prossima partita grazie credo. Samuele domanda da studio scusate potete ripetere solo la domanda perché si è, per, si è persa la parte iniziale scusate Potresti ripetere la domanda per favore perché abbiamo perso l'inizio. Ma noi abbiamo dimostrato durante la stagione di essere sempre vivi in qualsiasi momento della partita. E secondo me anche un gol. Oltretutto anche un salvataggio di testa da parte loro sul nostro, su un calcio d'angolo eh, ci poteva portare assolutamente eh, di nuovo in partita. Eh, noi abbiamo già dimostrato più di una volta di essere sempre vivi, quindi penso di sì, un episodio favorevole oggi ci avrebbe riportato in partita. E non siamo stati neanche troppo fortunati, ripeto, secondo me invece abbiamo disputato un ottimo primo tempo. E Prendendo un gol da pala in eh, quindi è stato, è stato difficile, siamo stati anche sfortunati, effettivamente. E non dimentichiamoci che Manager ha una traversa clamorosa. Sì, Traversa palo, secondo me, ha colpito Traversa palo e poi in linea, eh, e quindi, sì, mh, qualche piccolo episodio è stato negativo. Ciao a tutti, abbiamo Francesco Teti, capitano dell'HSL D'Ertona alla luce della sconfitta per 2-0 contro il Bra. Forse cosa ci è mancato secondo te? Ci è mancato probabilmente solo il gol, perché io non mi sento di rimprovare niente alla squadra. Perché secondo me abbiamo fatto una grande gara sotto tutti gli, tutti, tutti gli aspetti: eh, tecnico, tattico, dinamico, eh, di voglia. Eh, purtroppo siamo stati puniti dagli episodi, dal da primo gol che è arrivato da una mischia, Che c'è stata una trattenuta su Procopio non rilevata dall'arbitro, abbiamo preso gol, però da lì abbiamo fatto una grande gara, abbiamo praticamente giocato solo noi, con intensità, con voglia, e poi l'espulsione di Manasiev che vabbè, è, secondo me è assurda, è assurda però... Non bisogna trovare alibi, è assurdo come il rigore che non ci ha dato sull'1-0, però non voglio trovare alibi, voglio pensare alla, alla prestazione che ha fatto la squadra, che è veramente grande perché giocare 40 minuti 10 contro 11 in quel modo e io sono, sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra sì, Partita in cui tu hai dovuto calare un solo intervento quindi a testimonianza di quello che dicevi tu fra quattro giorni c'è la partita contro il Gozzano la partita di oggi va ripetuta a livello di atteggiamento? Ma io penso che questa squadra l'atteggiamento l'ha sbagliato forse una volta in 14 partite. Dopo ogni sconfitta abbiamo fatto grandi prestazioni. Noi non spogliatoio, ce lo siamo detti. Serve questa sconfitta farci fare un'altra partita importante mercoledì, perché la vogliamo fare. Grazie, Gianni. Francesco, io ho gridato allo scandalo per due calci di rigore, di cui uno clamoroso. Fallo di mano, che anche loro si sono fermati perché gli ha proprio dato il pugno nel pallone e un mezzo rigore sullo sgambetto a Tato. Gli episodi sono lì, si possono vedere. Però, non, non, so dobbiamo, non, non, dobbiamo, non dobbiamo trovare alibi. Purtroppo sono lì da vedere. Eh, gli alibi sono, sono per i perdenti e noi non, non lo vogliamo essere. Vogliamo vedere quello che di positivo c'è stato in questa partita e dobbiamo ripartire da quello. Gli arbitri sbagliano una volta per gli altri una volta per noi, ma per noi devo ancora vedere quando, perché non. Cioè... Ma come mai anche tutti con noi fanno la partita della vita? Chi non ha mai segnato in questo campionato si trova al Coppi e fa gol. Cioè, ma. Uno che me... non ha mai segnato si trova contro di noi e fa gol. Ma secondo me è semplicissima la risposta. Gianni, quando sei secondo in classifica eh, tutti ti vogliono battere perché vogliono battere le prime due, le prime tre per guadagnarsi il titolo sul giornale, per guadagnarsi la gloria della giornata. È normale anche noi quando incontriamo la prima, la seconda o la terza vogliamo fare la grande partita, saranno sempre tutte molto più dure per questa, per questa ragione qua, in questo, momento, in questo momento siamo in questa posizione di partita, di classifica, è normale che tutti ci tengano a batterci. Se stai studiando da grande, da allenatore, no? all'inizio del secondo tempo il Tato l'avresti tolto oppure no? Io ho il patentino ma non farò mai l'allenatore e dico che un giocatore come Tato, anche se tecnicamente o tatticamente e, sai quanto io adoro e, rotato, però eh, anche se la sua irruenza, anche se tecnicamente e tatticamente, magari è sottotono, non lo toglierei mai e poi mai per una questione di, 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 di personalità, di, di, di carisma, di, di trascinamento del gruppo, anche se è già munito, no? anche se è già munito. Anche perché la seconda munizione con tutto il rispetto, voglio dire, mia figlia non, non l'avrebbe mai data. Grazie Francesco. Domande da studio? Direi che se Domenico è d'accordo, direi a Francesco di lanciare l'appuntamento appunto giovedì. Domenica si è d'accordo. Sì, giovedì c'è la presentazione di questo, di questo libro a eh, cui tengo molto eh, perché il ricavato andrà in beneficenza all'Admo. È un passo importante della mia vita, spero di lasciare qualcosa importante dei le giovani leve che iniziano questo sport e magari anche a qualcuno di più grande che c'è già dentro. Diccio vi do l'appuntamento giovedì alle 18.30 al Teatro Civico. Mi fai capire che è il tuo ultimo anno? No. No, no, no. no. Boh, boh, non boh, ho boh, detto. Boh, volevo capire... No, le tue ultime parole mi hanno messo no, un po' no. in, in apprensione. No, no. Non ho detto, no, no, no. Ah, boh, mi fa bene così. <ride> Grazie.